Innanzitutto, diciamo, come vanno lì le cose in antimafia? Io so che tu devi hai, diciamo, una piaga particolare, devi lavorare con Rosy Bindi, presidente della commissione. Guarda, devo dire che mi aspettavo molto peggio di quello che credevo, sinceramente. Tutto sommato si sta comportando bene, ma soprattutto perché noi ci facciamo rispettare. Io sono capogruppo di antimafia e devo dire che stiamo riuscendo ad avere i nostri spazi. Siamo riusciti a ottenere due presidenti di due coordinatori di comitato, perché la commissione antimafia è così grande che è come un parlamento, un mini parlamento. Siccome in Parlamento ci sono le commissioni, nella commissione antimafia ci sono i comitati. Ecco, noi siamo riusciti a farci rispettare, comunque abbiamo due comitati, uno enti locali che è dato a Mario Giarrusso e uno infiltrazione economia legale al nord a Gaetti, che è anche vicepresidente della commissione. Quindi devo dire che le cose stanno andando abbastanza bene, stiamo lavorando tanto, siamo rispettati perché siamo gli unici veramente presenti sempre, che siamo sempre in forza in commissione. È capitato pure che facessimo delle riunioni del comitato cultura, quello che si occupa anche dei testimoni di giustizia, è capitato che ci fosse il coordinatore Mattiello del PD e poi fossimo quattro del Movimento 5 Stelle e basta. Quindi possiamo dire che noi veramente siamo una sicurezza per la commissione antimafia, e questo quindi implica un certo rispetto nei nostri confronti. Recentemente siamo stati a Reggio Calabria, che abbiamo fatto una missione lì, siamo andati, dovevo essere io, il senatore Molinari e il senatore Giarrusso è stato poco bene, entravamo io e Molinari. Andava abbastanza bene, stiamo cercando di essere molto presenti là perché se ne è parlato poco, se ne deve parlare sempre di più, di 'Ndrangheta, della Calabria, perché lo Stato si è sempre fermato molto in Sicilia, ed è giusto che sia stato così, che sia venuto in Sicilia. Ma non c'è solo cosa nostra sul territorio italiano, c'è anche la 'Ndrangheta che forse è anche più forte, anzi è più forte di cosa nostra, lo dobbiamo dire, perché è più pervasiva, riesce a entrare negli appalti, poi sono tutti parenti, quindi non c'è nemmeno il pentitismo che ha un po' distrutto cosa nostra, no? Certo, sì, più o meno come nei PD e nel PDL, sono tutti parenti, ecco. Come? No, dico, come nei partiti sono tutti quanti parenti. Sì, ma molto peggio dei partiti, sono, sì, dici bene, ma la 'Ndrangheta è veramente una cosa incredibile, tutti parenti, quindi anche se tu riesci a mettere in prigione, riesci a mettere a 41 bis il capo mafia, metti il figlio del capo mafia, così ci sarà sempre qualcuno che prenderà il posto, quindi a distanza di 30 anni ci sono gli stessi cognomi delle stesse famiglie, questa è la cosa pazzesca, che tu non riesci veramente a debellare una famiglia mafiosa, non è come la Camorra, che comunque in qualche modo cambiano sempre i boss, cambiano sempre le geografie. In Calabria no, in Calabria sono sempre le stesse famiglie da 30 anni. Malgrado uno faccia sequestri, malgrado uno catturi latitanti, blocchi narcotraffico, loro continuano ad esserci. Quindi è necessario essere molto presenti e cambiare soprattutto la mentalità di alcune persone, di chi è vicino alla 'Ndrangheta, da fargli capire che la legalità è la strada giusta per riscattare quella terra che è bellissima. Comunque la Calabria sarebbe veramente bella se fosse trattata bene. Senti, ma ti volevo chiedere invece una cosa più molto più, diciamo, terra terra, nel senso che stavamo prima leggendo poco fa i sondaggi usciti poco fa da Tecne per TG.com, e praticamente davano il 5 Stelle e il PD praticamente quasi vicinissimi, cioè un punto e mezzo di differenza. E dicevano, appunto, scrivevano Renzi spaventato, sente il fiato sul collo. Diciamo, si avverte questo in Parlamento? In Parlamento, devo dire, appunto, stando in commissione antimafia questa settimana non l'ho sentito, non lo so. In commissione antimafia posso dire che non si avverte molto, anche perché devo dire che chi sta in commissione antimafia non è molto vicino a Renzi. Io devo ricordare che il Partito Democratico alla Camera, come alla Camera e al Senato, comunque ci sono più persone della minoranza del partito, no? Sono più vicine a Bersani che a Renzi, la maggioranza delle persone. Beh, certo, perché quando sono entrate erano con la coalizione di Bersani, era Bersani candidato. Sì, ma sì, esatto, quindi in qualche modo nessuno veramente difende, sono in pochi a difendere Renzi più di tanto alla Camera. Renzi ha acchiappato più tra gli iscritti del PD, quelli dal basso, diciamo, perché poi i vari deputati, per questo loro sono abbastanza spaccati, a differenza nostra, io sono adesso in Sicilia, non sono a Roma, perché oggi la Camera non lavorava,
domani sarò in giro per la Sicilia a fare comizi per il Movimento 5 Stelle. Noi crediamo in questo, in quello che sembrava un sogno, adesso è un progetto, perché la differenza tra un sogno e un progetto è una data di scadenza, no? E noi la data ce l'abbiamo, è del 25 maggio, il giorno della resa dei conti per le europee. Questo sicuramente. Infatti ti volevo chiedere a proposito due cose. Prima cosa, diciamo, dici le date e i luoghi dove le persone che anche ci stanno ascoltando dalla Sicilia possono venire a incontrarti, questo. Allora, io posso dirlo, noi per ora ogni weekend siamo in giro, ci siamo divisi in Sicilia con 5 gruppi, perché in Sicilia siamo tanti portavoce, no? Siamo 14 regionali e altri 6, siamo una trentina di portavoce tra Camera, Senato e Regione Siciliana. Quindi ci siamo divisi in 5 gruppi e ogni weekend ruotiamo un pochino, andiamo un po' in giro per la Sicilia. Questo weekend io sono domani Butera e Caltagirone, e poi domenica sono in tre paesi, mi sembra in provincia di... sì, tre paesi che sono Ramacca, Scordia e Palagonia, comunque in Sicilia ovviamente. Bene, bene, quindi sicuramente sarà un tour molto, diciamo, sarà sicuramente ricco e sono sicuro che riempirete anche lì le piazze o piazzette, visto che sono paesini forse anche più piccoli del solito. C'è Beppe Grillo, Francesco. Scusa, non ho capito? Diciamo, è importante dire che a Palermo martedì 6 ci sarà Beppe Grillo. E noi saremo... Ecco, martedì a Palermo Grillo, appunto prima parlavamo delle date del tour di Grillo, quindi a Palermo martedì c'è Grillo. Tu sarai, immagino, sul palco? Abbiamo appunto, col fatto che siamo 30 portavoce non possiamo certo parlare tutti. Ora vedremo un po', dobbiamo ancora decidere chi parlerà. Ci saranno, immagino ci sarà un cancellieri che parlerà sicuramente. Adesso dobbiamo vedere chi parlerà per la Camera, chi per il Senato, forse Giarrusso per il Senato, ora vedremo un po'. Sicuramente sarò a Palermo, non so se sopra o sotto il palco, ma poco importa, perché il Movimento 5 Stelle fa meno dei personalismi. Certo, però sicuramente diciamo che il deputato più bello lo devono mettere sul palco, Francesco. Grazie, Francesco. Va bene, senti, e allora invece un'ultima cosa, il 23 maggio a Roma ci vediamo o non ci vediamo? È chiaro, ci vediamo. Il 23 maggio chiudiamo la campagna elettorale, giustamente Roma Caput Mundi, Beppe Grillo sarà lì, saremo lì, Piazza San Giovanni è già prenotata, ha portato molto bene alle nazionali, porterà molto bene per le europee, ne sono sicuro, andrà tutto benissimo, soprattutto perché c'è un entusiasmo che nei partiti non esiste, non sanno nemmeno cos'è l'entusiasmo loro ormai, sono, come dice Beppe, e a me non piace ripeterlo, perché di Beppe ce n'è uno, però se può da dirlo, sono morti. Questo va ricordato. Allora io adesso diciamo ti ringrazio, chiudo il collegamento, poi se vuoi resta in linea che dopo che metto la musica ti saluto personalmente e ti ringrazio per essere stato qua con noi e buon lavoro. Grazie Francesco, dai, ci aggiorniamo presto. Un abbraccio a tutti i ragazzi della Cosa. Un saluto e buon lavoro a voi. Noi adesso mandiamo un po' di musica invece, come nostro solito, e ci rivediamo fra pochissimo qui con altre novità.